Buongiorno a tutti, sono Stefano Bentivegna, uno studente di relazioni internazionali dell'ultimo anno dell'Università LUMSA di Roma. Ho avuto il piacere di seguire il corso di teologia morale tenuto dal professore Palaia sul tema delle città, sul concetto di persona e della vocazione delle città secondo Giorgio La Pira. Il corso verteva principalmente sul testo La stazione d'arrivo dell'uomo, di professor Palaia, che ho approfondito e da cui ho tratto spunto per redigere un elaborato personale su questo tema. Ho impostato il mio lavoro in due parti. Nella prima parte ho esposto il pensiero del professore siciliano, concentrandomi su due concetti, di persona e città, con particolare attenzione alla sua concezione delle relazioni internazionali dell'unità tra i popoli. Nella seconda parte ho ricollegato l'esperienza di La Pira con alcune vicende personali in cui ho riscontrato delle forti analogie. In che modo è stato importante il contributo di Giorgio La Pira? La città e la persona sono due concetti all'apparenza molto familiari, ma in che modo è regolato il rapporto tra persona e città? L'esperienza cristiana ha dato un contributo molto importante circa il concetto di persona, tant'è che a partire da quando la persona, l'individuo, hanno cominciato ad essere posti al centro della società, si è avuto l'importante passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale, fino ad arrivare poi allo stato democratico pluralista, in cui cominciano ad essere riconosciuti e sanciti in documenti ufficiali i diritti legati alla persona. Ecco allora che Giorgio La Pira, uomo di chiesa, tanto da meritarsi poi l'appellativo di sindaco santo, partendo dai grandi maestri della filosofia, nonché teologi, quali Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino e Boezio, sviluppa un concetto di persona e di città in senso moderno, altruistico, caritatevole, evangelico. La persona è impiantata quale individuo nella città, che ne rappresenta la grande casa, il luogo in cui ogni cittadino ha un posto per amare, un posto per pregare, un posto per lavorare. Ogni città, secondo La Pira, ha una propria vocazione, una propria missione, già delineata dalla provvidenza attraverso il territorio geografico che le viene attribuita. Compito della persona anzitutto è quello di capire con coscienza questo, realizzare la città, salvaguardarne il patrimonio, comprenderne il compito specifico e divenirne quindi cittadini attivi. Per La Pira quindi il concetto di città non è astratto, bensì è relazionato alla persona. Nella visione di La Pira l'attenzione e il servizio ai poveri vanno di pari passo con la politica internazionale. Un esempio emblematico è rappresentato dall'esperienza dei poveri a San Procolo, una messa domenicale per i poveri nata per assistere le persone meno fortunate, che tuttora ha luogo a Firenze. La Pira crede in una visione pluralista e non assoluta dello Stato, il quale fa parte di una più ampia comunità internazionale. Il professore siciliano ha dato un importante contributo sia durante i lavori della Costituente relativamente agli articoli circa il diritto internazionale e al ripudio dell'uso della forza e della guerra. Al centro della comunità internazionale Giorgio La Pira pone sempre la persona. Egli si fece portavoce di importanti iniziative come i convegni internazionali per la pace e la civiltà cristiana, i convegni dei sindaci delle città capitali del mondo, nonché dei colloqui del Mediterraneo. Giorgio La Pira fu un uomo di pace e cittadino del mondo, doti necessarie nel primo dopoguerra dopo anni di tanto e profondo buio. Sono davvero grato del contributo che Giorgio La Pira ci ha offerto e ho collegato la sua esperienza innanzitutto a una delle esperienze più importanti che ho fatto nella mia vita, ovvero l'anno di scambio culturale che ho svolto nel 2006 con l'organizzazione non profit Intercultura, AFS. AFS sta per American Field Service. Questa organizzazione è nata durante la Prima Guerra Mondiale come organizzazione umanitaria che andava oltre i confini nazionali per prestare soccorso ai feriti sui campi di battaglia. Avendo avuto grande successo, l'esperienza fu ripetuta durante la Seconda Guerra Mondiale, al termine della quale si è pensato di estendere il programma di scambio all'ambito culturale, quindi scolastico e universitario, organizzando scambi per gli studenti di diversi paesi del mondo. E vedo in ciò il forte messaggio di La Pira, quindi di costruire ponti e non muri tra le nazioni. Ho poi collegato il messaggio di Giorgio La Pira sul cittadino attivo che si prodiga verso gli altri con la storia di Ambrogio Damiano Achille Ratti, ovvero un mio concittadino che divenne Papa Pio XI nel 1922. Quindi ciascun individuo, sebbene originario di un piccolo borgo, di una piccola realtà, senza un passato glorioso, può comunque raggiungere grandi risultati e realizzare grandi cose. Tutto potrebbe essere ascrivibile a quella massima spirituale per cui l'uomo, seguendo la provvidenza divina,
nulla accetta e nulla rifiuta, ma piuttosto si mette al servizio. Ho voluto infine collegare l'esperienza napiriana a un'altra città a cui sono legato, ovvero Vienna, la città dove ho vissuto per 6 anni, in cui ho studiato. E come mai ho deciso di spostarmi dalla mia città nella lontana Vienna? Mi ricollego ai motivi che spinsero il professore a spostarsi dalla Sicilia al capoluogo fiorentino. Per la Pira fu il diritto romano la principale causa, nel mio caso fu invece l'amore per la lingua tedesca e la forte vocazione internazionale da sempre presente nella mia persona. Vienna ebbe un ruolo fondamentale nel fermare l'avanzata ottomana in Europa. La battaglia del 1683 pose infatti fine all'avanzata turca, e questa battaglia ebbe un profondo significato religioso. Essa rappresentò infatti un punto di svolta a favore degli europei e del cristianesimo. Una vittoria da parte dei turchi avrebbe probabilmente portato alla conversione dell'Islam dell'intera regione, come avvenne già per l'area balcanica. Con il bronzo dei cannoni vinti ai turchi, nel 1711 venne realizzata una grande campana dal peso di 21 tonnellate installata nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Il Duomo di Santo Stefano non è solo la chiesa più grande e più bella dell'Austria, ma è stata per secoli la chiesa, per così dire, ufficiale della casa degli Asburgo. Lì furono celebrati importanti matrimoni, furono battezzati figli e furono conservate le urne e i sarcofagi di nobili viennesi. Lì gli imperatori facevano una gara per abbellire e arricchire gli interni, per aggiungere sempre nuovi abbellimenti superlativi. Il campanile è il campanile più alto dell'Austria, la campana più grande e pesante d'Europa. Il tetto fu il tetto più elaborato e decorato di tutto il mondo cristiano. Il Duomo, con il suo maestoso campanile, è diventato il simbolo di Vienna. Nel 700 e 800, cioè nel periodo più prospero degli Asburgo, il potere della monarchia si basava su 3 pilastri. Sull'esercito, che difendeva, allargava i confini e manteneva l'ordine interno, sulla burocrazia, che amministrava in modo più o meno efficace l'intero impero, e sul clero della Chiesa Cattolica, che teneva insieme le tante popolazioni e etnie diverse. La Chiesa, dunque il terzo pilastro della monarchia, voleva avere un simbolo rappresentativo e lo trovò nel Duomo di Santo Stefano, esattamente al centro di Vienna, quindi al centro della monarchia. Il Duomo rappresenta così la salda unione tra monarchia e Chiesa Cattolica, e di conseguenza il suo campanile doveva essere il più alto dell'impero. Per questo fu imposto ai costruttori del campanile di Duomo di Linz di fermarsi a 2 metri sotto quello di Vienna, perché appunto quello di Vienna doveva essere il più alto di tutto l'impero. In questo vedo un collegamento con il campanile del Duomo di Milano e con la Madonnina posta al suo apice, che appunto doveva essere la più alta costruzione della città, doveva sormontare l'intera città di Milano, cosa che poi decadde e fu possibile la costruzione del grattacielo Pirelli. In conclusione, sono davvero grato al contributo che Giorgio Lappila ci ha offerto, soprattutto in questa fase storica in cui, di fronte ai continui progressi della scienza, si assiste a una tendenza verso un'esistenza più individualistica e meno comunitaria. Oggigiorno si assiste a una spaccatura della società e ad un egoismo dilagante. Ecco allora che, proprio per combattere questi mali, il sindaco fiorentino lancia il suo messaggio forte e contemporaneo. La crisi del nostro tempo può essere vinta grazie alla riedificazione delle città e della civiltà, ricostruendo la nostra civiltà e le nostre città sulle fondamenta dell'insegnamento cristiano. Renderemo possibile il ricostruirsi di quel tessuto umano e solidale che è l'humus, con cui gioia, amore e speranza possono prosperare liberamente. La nostra città, con le loro cattedrali, i loro monumenti, l'estremo valore, sono testimone dell'eternità del tempo. Tocca a noi amarle, custodirle e trasmetterle alle generazioni future. Quindi ringrazio il professore Giovanni Emilio Palaia per avermi dato questa opportunità e per avermi fatto conoscere una persona di così tanto valore come Giorgio Lapira. Un saluto.